stato il simbolo interno che muove la vita, formato da sette cerchi, e muove la vita è qualcosa che abbiamo già detto, perché allo stato primordiale embrionale, il nostro stato embrionale, ha quella forma. Quindi tutto parte dalla forma del fiore della vita. Ed è che è un simbolo che, come ho detto, è presente in ogni civiltà e epoca del mondo. Questo non è una cosa ovviamente che ho fatto io, perché qua ora cerco di introdurre tutte le cose relative alle ricerche più o meno fatte dal sottoscritto. Questa è una foto presente, è stata scattata appunto dal numero Mezze nel tempio di Osiride in Egitto. Ed è un tempio di 5.000 anni fa. Il tempio si trova a Abydos in Egitto. E qua troviamo il fiore della vita, come l'abbiamo visto. Abbiamo qua il fiore della vita. Significa che già 5.000 anni fa gli egiziani conoscevano questo simbolo, l'hanno applicato dove? Sul tempio di Osiride. Perché conoscevano il significato, il profondo significato esoterico di questo simbolo, conoscevano la forza di questo simbolo, che solitamente lo troviamo all'interno di quei luoghi a particolare sacralità tellurica. Ma simboli del genere sono poi stati fatti anche fino avanti, sono stati utilizzati anche dai romani, ad Agere, cioè in città di Varese, su Nara del primo secolo avanti Cristo, è presente questo simbolo, il fiore della vita. E Nara sappiamo che è battaglia, no? Quindi vuol dire che anche i romani conoscevano questo simbolo e l'hanno utilizzato e finisciato. Non a caso il fiore della vita noi lo troviamo sempre o solitamente in quei luoghi, chiese, monumenti religiosi, templi, dove appunto le culture e le civiltà dell'epoca davano una determinata importanza. Abbiamo visto gli egizi, abbiamo visto i romani, andando avanti. Vediamo questa è stata a Spoleto, e il fiore della vita, la vediamo là, presente su un gluteo che si trova su una architrave della chiesa di San Gregorio Maggiore a Spoleto. Il gluteo praticamente, sappiamo che principalmente era anticamente una sorta di separatorio che veniva utilizzato all'interno di alcune chiese, e poi dopo questo del VII secolo d.C. e questa chiesa che è del XII secolo è stato utilizzato questo come architrave. Addirittura questo simbolo, questo fiore della vita che vediamo là, in questo punto si trova anche all'interno di una croce. In questo caso lo troviamo all'interno di questa sorta di specchio, e lo specchio qui c'è il suo significato simbolico, una sorta comunque di evocazione. Nello specchio comunque c'è un'evocazione, e il fiore della vita ha questo significato. Ma non solo, il fiore della vita, ad esempio, lo troviamo all'interno del chiostro della chiesa di San Francesco ad Alatri, un principio secondo che prima abbiamo accennato. Ed è questo un luogo ad alta presenza simbolica. All'interno di questo luogo è stato trovato il benvenuto del labirinto, il Cristo del labirinto, che è un panorama mondiale dell'arte figurativa, la quale comunque magari non voglio dilungare troppo. Ed è una chiesa questa del XII secolo. In questa chiesa, per esempio, sono stati trovati, rinvenuti numerosi simboli che possono ricollegare ad una presenza templare. Ma attenzione, non parliamo di templari, perché parlare di templari oggi è moda, fa audience, perché fa scarpore. Perché di templari forse si sa poco nulla, per magari più avanti del modo di accennare qualcosa. Però soltanto per farvi capire e significare come nel tempo, dal 3000 avanti Cristo al 1 secolo avanti Cristo al 7 secolo avanti Cristo al 12 secolo, anzi questo è il 13 secolo dopo Cristo, quindi già al 13 secolo, questo simbolo è stato ampiamente utilizzato. E addirittura questo simbolo fa parte della foto, che fa parte della prima spedizione di ricerche storiche in Svezia, nel Toscana, all'interno di una chiesa dove era presente un labirinto medievale, erano stati chiamati appunto per studiare questo labirinto, e poi queste ricerche, queste informazioni sono andate anche in onda della trasmissione Voyager. E negli scantinati di questa chiesa, datata al 1219, abbiamo rinvenuto questo simbolo, che è il fiore della vita. Quindi un fiore della vita presente addirittura in Svezia. Presente ovunque, è presente anche qui da noi.
Un giorno della vita lo troviamo presente nella chiesa del Santo Spirito a Ischia, anche se questa chiesa di fatto è del XVII secolo, quindi comunque un po' più recente, però si trova sulla chiesa, quindi ha un valore sacro, un valore simbolico. Il sesto giorno della creazione, i sei petali, potrebbe dire che rappresenta il settimo all'interno del quale Dio appunto si è riposato. Ma per esempio il giorno della vita sono stati utilizzati anche di recente. Questa foto è stata fatta a Gesualdo nei pressi del castello, e è un'abitazione dove comunque gli attuali abitanti hanno deciso di riprodurre simbolicamente questo simbolo, perché in ogni caso anche i cristiani ha comunque un valore apotropaico, ossia che ha l'intento di allontanare i flussi negativi. Quindi da dove lo troviamo nella chiesa come valore sacro, ci sono alcuni che lo riportano sulle proprie abitazioni, nei cassi delle case, proprio come forma di protezione.